Ciao a tutti ragazzi, oggi vi voglio far vedere cosa succede se scegliete l'istituto. Ho già finito onestamente il gioco con la confraternita d'acciaio per vedere distrutto l'istituto, ma non è molto difficile poter finire anche l'altra parte. Basta ricaricare in un punto un po' più indietro della scelta, come avete visto all'inizio del video, e massacrare la confraternita invece dell'istituto. Ecco, in questo caso qui, come potete vedere, sono sull'edificio della Mass Fusion e ho deciso di non portarmi dietro la dottoressa dell'istituto. Fondamentalmente è una scelta che non ha senso, potresti portarla, anche solamente per attirare il fuoco nemico verso di lei piuttosto che verso di te, ma diciamo che a questo punto del gioco, con un'arma decente e un'armatura atomica X01 come quella che vedete nel video, non c'è assolutamente nessun problema. Puoi giocare anche da solo senza compagno. Tanto vai avanti a usare droghe e alcolici per portare peso e fare più danno. Adesso vi mostro dove si trova la chiave per usare l'ascensore fondamentalmente. E anche se perdo un po' di tempo andando a cercare sopra i nemici munizioni, eccetera, eccetera, direi che è tempo ben speso perché alla fine, dopo queste missioni, nei prossimi video che pubblicherò, ci sarà realmente bisogno di munizioni. Soprattutto, a mio avviso, Fatman è lanciarazzi. Poi è ovvio che laser Gatling come questo qui è potente, sì, munizioni ne trovate quante ne volete, è quindi un'arma da sempre fondamentalmente. Spostiamolo in un Perché nastro. ti comporti così? Non dirmi di calmarmi, Carl. Quando abbiamo cominciato a progettare l'agitatore al berillio, dicevi che sarebbe stato un bene per l'umanità. Adesso giù per l'ascensore. Preparatevi abbastanza bene a ricevere dei colpi perché usciranno delle persone Hai due possibilità: tornare dalle indietro al porte. futuro o sparire per sempre dal mio laboratorio. Ora per un livello 60 sono abbastanza semplici da uccidere, però ecco, Di nuovo il bersaglio. Cosa? se non uccisi in fretta dan fastidio. Qua giù, qua giù. Nessuno batte Strong. Le armi a plasma sono molto forti contro gli umani, ma ben più forte è la pistola gamma, che ha delle munizioni limitate ed è per quello che non la uso quasi mai. Furio Nerd. Livello 10 intelligenza, l'ultima in basso, l'ultima abilità che potete prendere. È molto utile, appena scendi sotto il 20% di vita, si rallenta il tempo e hai dei potenziamenti al danno.
Walter! Mi sparano! Mi stanno massacrando! Faccio! Questa specifica arma che sto utilizzando adesso la trovate all'istituto quando vi teletrasportate dentro. Dal commerciante che è praticamente in un corridoio al piano terra, sotto un'insegna verde. Non sembra un commerciante, cioè non sembra come tutti gli altri. Ha delle armature normalissime, qualcuna epica con la stella, ma niente di che. A questo punto qua del gioco, secondo il mio punto di vista, dovreste già aver trovato la vostra armatura da portare fino alla fine, ecco. Laser Gatling invece lo potete trovare, se non lo volete comprare, o lo potete trovare nella battaglia di Bunker Hill, che è quella precedente a questa, dove dovremmo distruggere il Railroad e portare a casa dei sintetici. Se guardate un mio video vi mostro come fare. In questa parte della Mash Fusion invece consiglio di usare di quelle granate che vi danno i sintetici per far uscire degli altri soldati sintetici, di farli teletrasportare, tanto per fare un po' da scudo, dato che in questa parte ci sono parecchie persone. Niente che non si possa battere con due droghe. Furia Nerd di nuovo. Due steampack. Date un occhio a quanto sono veloce con le droghe e la Furia Nerd insieme. Ora, questa parte secondo me è una delle più belle, diciamo che avendolo già fatto posso dirvi che da questa porta uscirà una sentinella bella, bella tosta, quindi ho cercato nel mio inventario qualche mina da lasciare lì per terra in modo che si uccidesse da sola nell'uscire, ma non le ho, quindi seguiamo la missione, andiamo a prendere questo agitatore al beryllio, che serve per il reattore nucleare dell'istituto, e nel caso scegliate la confraternita, questo agitatore che stiamo per prendere serve per attivare Liberty Prime. Mi ha un po' deluso, a dire la verità. Radiazioni a 1000 lì dentro, quindi prendete due pastiglie e siete a posto. Se guardate l'indicatore in basso a sinistra, appena entrerò andrà a 10. Perfetto. Date un bel salvataggio, che non sempre va come volete. Il Fatman ha lasciato addosso al mio compagno, c'è la Strong, solo che Strong non lo trovo, e quindi mi toccherà andare addosso con P90.
Più droghe del solito. Combo psycho, rateo assurdo, tempo rallentato, guardate come va giù, fatto. Ora da questa porta dovrebbero uscire altri due robot abbastanza tosti, solo che c'è Strong che non so a chi sta sparando. Due granate gratuite. Volevo farvi notare che a questo punto la missione è quasi terminata. Ed è la missione in cui mi hanno sparato abbastanza. Ora è vero che ho utilizzato parecchie droghe, che è la parte più bella del gioco, però l'armatura X01, che è quella che ho addosso, non ha nemmeno un accessorio rosso, cioè non ha subito così tanti danni da distruggersi o da rompersi o. Adesso prendo la Strong, il mio Fatman. Solo perché non mi piace che lo abbia lui. Nonostante già utilizzi l'inceneritore e che mi costi più lui con le munizioni da 5-66 mm che quelle che uso io. Una volta distrutto il guardiano possiamo tornare giù. Dobbiamo portare questo agitatore al berillio all'istituto. Ultimo combattimento e poi nel prossimo video vi mostrerò che cosa succede. Date una salvata anche qui. Non ho spazio, quindi mi faccio andare bene quello che accadrà. Come abilità, su fortuna, ce n'è una molto utile che è quella che si chiama risparmiatore critico, se non sbaglio, dove quando caricherete del tutto la barra dei colpi critici, vi manterrà un colpo critico aggiuntivo, ve lo lascia lì finché non lo usate. Quindi se voi ne riuscite a caricare due, potete spararne due di seguito contro un nemico piuttosto potente, in questo caso non ce n'è bisogno. Però almeno non sprecate altri colpi andati a segno, perché una volta arrivato in fondo si carica e poi riparte da solo. Se non aumentate la fortuna in questo gioco, troverete solo delle gran schifezze addosso alla gente. Però basta girare un po' e riuscirete ad avere praticamente quasi tutto. Se guardate un mio altro video, potete trovare la posizione esatta in cui andare a prendere l'armatura completa X01.
la quale ovviamente dopo dovrete andare a potenziare. Però una volta potenziata avete finito, vi servono un sacco di materiali, alluminio soprattutto, quindi se siete ancora agli inizi prendete tutto quello che potete prendere e lasciatelo dentro ad un'officina, un'officina base, chiamiamola così, cercatene una al centro della mappa per essere comodi.